Ben ritrovati, rieccoci sempre qui con il Bocca. Quest'oggi voglio proporre un piatto veramente semplice che in 20 minuti lo fate. Farò delle pennettine con crema di fave o baccelli per gli italiani, fave per i livornesi, con carciofi e lardo. Un vero piatto molto semplice, molto facile, molto buono. Ma andiamo a vedere gli ingredienti. Ci vorrà un pochino d'aglio fresco, un pezzettino di pecorino toscano, romano, francese, australiano, come vi pare a voi, circa 50 grammi, 5 carciofi già puliti e messi in acqua e farina per non farli diventare neri, un etto di baccelli sgranati, questi sono primizie, guarda bellini, Andre, come sono piccinini, questi sono proprio pianeri di tenini, 400 grammi di pasta, di penne, e poi questo è, non so se l'avete visto già qualche altra ricetta, è un pesto di lardo, ho preso 50 grammi di lardo, l'ho pestato insieme a un po' di sale grosso, perché è importante pestarlo con il sale grosso, delle foglioline di basilico, un po' di pepe e basta, non ho fatto altro, ho creato questa crema che mi servirà per cucinare, ora ve lo farò vedere. Sale e pepe quanto basta e olio di vello buono, ma mi raccomando. Prima cosa da fare sarà tritare il nostro aglio finemente, fresco l'aglio se ce l'avete. Benissimo, abbiamo fatto l'aglio. Prendete un pentolino, non tanto grande, ci mettete 3 o 4 cucchiai d'olio, l'aglio tritato e lasciate andare così finché non diventa un po' marroncino. Quando vedete che l'aglio cambia di colore, ci andiamo ad aggiungere i baccelli, un pochino di sale e un pochino di pepe. Li bagno con un mezzo bicchiere d'acqua e le porto a cottura. Questi fanno veloce, in 5 minuti sono pronti. Nel frattempo bisogna tagliare i nostri carciofi molto finemente. Tagliate a metà, così controlleremo se c'è del pelo. Se c'è del pelo ce lo leviamo. Mi raccomando, i carciofi devono essere puliti bene, levati delle foglie più dure, levato il pelo. Non devono essere saltate queste cose primarie. Quando vedete che le vostre fave si iniziano a spaccare, come in questo frangente qua, lo vedete, sono tutte, diceva niente, non bisogna levarla per la pellicina, no, la prendiamo, arrovesciamo tutte le fave con un pochino di liquido dentro un contenitore dove andremo a frullare e ci creeremo la nostra cremina. Aggiungiamo anche un filino d'olio a crudo e il pecorino. Un po' di pezzettini alla volta, le frullate e poi ce ne rimettate dell'altri. Guardate che bella cremina verde, la terremo da parte per saltarci poi le penne che le possiamo anche buttare se l'acqua bolle. Acqua bolle o non bolle? Non bolle ancora, sicché faremo i nostri carciofi con questo lardettino qui. Le ripasseremo proprio un minutino in padella per renderli belli morbidi e croccanti allo stesso tempo. Padellino, scaldiamolo, ci buttiamo la nostra cremina di lardo col basilico, si scioglierà piano piano sicuramente. Guardate, fa già il suo lavoro. Boiale, il mitico Zimaro che mi ha regalato questo, grande Zimaro, sarà sempre nel mio cuore Zimaro. Facciamolo sciogliere bene, fuoco basso, mi raccomando. Qui dentro c'è anche un po' di aglio, dentro questo pesto, proprio un pochino. A questo punto ci buttate i vostri carciofi tagliati fini, 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 fini. Alziamo al massimo, facciamoli prendere bene il sapore e allo stesso tempo che vi vengano leggermente croccanti ma non sfatti. Devono essere proprio, siccome abbiamo la crema, che è già bella cremosa, il nostro carciofo servirà per dare anche un po' di croccantezza. L'acqua bolle, si buttano, 10 minuti e sono pronte. Si sala pochino perché c'è già il sale dentro il lardo, un po' di pepe sì, diamo una bella girata, Andre. Non aggiungete né acqua né vino, fatele andare così per bel fuoco bello vivo per altri 10 minuti che tirino fuori un po' di acqua
e faccino un sapore in attimino. Vado a scolare la pasta e la vado a mettere direttamente qui dentro, con un po' d'acquina anche, va benissimo, questa si spegne tanto non serve più, e alzo invece la fiamma della crema di fave. Guardate che bellino. Mandiamo bello forte il fuoco, così ritira e la pasta è pronta per essere servita. Diamo una bella girata a far ritirare tutta questa crema, vedete, guardate bellezza. Appena vedete che tutta la crema ha ritirato come ho fatto qui, guardate lì, è proprio tutta legata alla pasta, no? Va bene? Andiamo a servire, bella cremosa, con tutti i nostri carciofini sopra, un filino d'olio a crudo e se volete ci potete mettere un altro po' di pecorino, del parmigiano, quello che vi interessa più a voi. Io ci metto un filo d'olio a crudo e per concludere abbiamo messo un po' di basilico nel nostro pesto di lardo, ce lo mettiamo sopra così. Questa me la mangio io perché era una parte. Una spruzzata di pepe e abbiamo creato un piattino molto buono, molto sano, molto genuino, con tutte le verdurine. C'è un po' di lardo a dare un po' di grassezza a questo piatto splendido. Andiamo a assaggiare questa pasta gustosissima, poi sono tutta roba a me che mi piacciono di stagione ora. De Andre. Ardente come piace a me, Andre. Si sente benissimo la fava col pecorino, ma il carciofo, come ben sapete, sovrasta quasi tutto, no, Andre? Però devo dire, un bel connubio. Io avevo già fatto uno stufato di fave e carciofi che era esagerato, te lo ricordi? Sono passati, c'aveva pelli neri, Andre. Che dire, e anche con questa ricettina molto semplice, molto veloce, vi voglio augurare il meglio possibile, come dico sempre, in culo alla balena, e mi raccomando, andate a controllare Instagram, Facebook, YouTube, TikTok e anche il canale e anche il sito, scusate, il sito del Bocca TV, dove troverete i gadget, l'olio di Vellobono, le bandane, il grembiale, quello che vi pare a voi. E che dire, alla prossima!